bottone verso il Partito Democratico. Il sindaco di Pagani ai nostri microfoni ha confermato di aver avviato dei contatti con i vertici regionali e provinciali del partito e anche a livello locale con gli esponenti DEM attualmente schierati all'opposizione. Bottone da solo politicamente può avvicinarsi a tutti, però dobbiamo fare un ragionamento di squadra. Io ritengo che la squadra sia quella lì vincente, insieme dobbiamo fare le valutazioni. Stiamo facendo delle valutazioni serie e importanti su quello che è il quadro politico regionale, non solo. Ci sono degli ottimi contatti, ci sono delle buone referenze per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la mia squadra, e ritengo che da qui a breve possiamo anche avere delle novità politiche per quanto riguarda Bottone e la sua compagine. A livello, diciamo, cittadino, il PD è schierato al momento ufficialmente alla minoranza. Lei ha contatti con i vertici provinciali e regionali o anche con il partito a livello locale e con i consiglieri comunali locali? C'è un ottimo rapporto con tutti quei gruppi politici che hanno interesse per la città. Devo dire che il PD è uno di questi, ha un forte interesse per la città, per lo sviluppo della nostra Pagani, e quindi ci sono rapporti quotidiani con i vertici del PD e c'è anche un'ottima intesa, devo dire, con i vertici provinciali e regionali del Partito Democratico, perché ritengo che amministrare una città come la mia non si ci può chiudere, bisogna avere dei riferimenti, bisogna avere dei contatti, perché oggi si agisce e si ragiona a livello comprensoriale, non si ci può racchiudere intorno al proprio campanile e immaginare di far sviluppare la propria città. Io invece immagino di sviluppare la città su un assetto provinciale, regionale e nazionale. Stiamo lavorando in tal senso e credo che con gli amici che oggi governano provincia, regione, si possano fare degli ottimi ragionamenti. Ipoteticamente all'opposizione potrebbe rimanere soltanto Fratelli d'Italia, cioè Bottone, che tutti criticano, che tutti dicono un'amministrazione lenta, alla fine sta per diventare quasi monocolore questo consiglio comunale. Ma le critiche, se vengono mosse in maniera costruttiva, sono delle ottime critiche, ma quando vengono fuori dette da chi non ha concretizzato proprio niente per la città, allora c'è tanto da discutere. Io ritengo di avere un'amministrazione che, al di là di essere definita lenta, ma vorrei vedere un po' con gli altri gestire la macchina comunale, quando devi fare i conti con la cassa, quando devi fare i conti con un piano di riequilibrio, quando devi fare i conti con le spese che ti arrivano tutti i giorni per un pregresso che non è stato mai tenuto fortemente in considerazione, e poi immagini di voler fare tante cose per la propria città. Noi ci stiamo lavorando su, abbiamo messo a posto in questi 2 anni quella che era la situazione economica finanziaria disastrosa del nostro comune, adesso guardiamo avanti in maniera ottimistica, adesso parliamo delle cose da fare, del fattibile, delle cose da realizzare, noi le iniziamo a realizzarle, iniziamo a fare.